figurare nella foto. Ora scende, ecco. C'è l'abbraccio con Buffon. La Juventus trionfa per la 12ª volta nella Coppa Italia e per la 3ª consecutiva, nuovo record assoluto, il primo trofeo stagionale per i campioni d'Italia che hanno perso ai rigori la sfida di Supercoppa con il Milan a Doha, un'affermazione meritata ma prevalendo su un avversario che ha dato. Abbiamo vinta! E una! Ciao a tutti! Tartamici sportivi, ma soprattutto juventini! Ebbene sì, abbiamo vinta! Che bello, primo traguardo, primo obiettivo raggiunto! Come ha detto Bonucci, andiamo obiettivo per obiettivo. E il primo è portato a casa, ma guardiamo già domenica, va! Oh, bella partita, bisogna vedere quando si mette un modulo come si deve, Allegri, vedi quando mette un modulo come si deve. Io già inizio partita, ho visto il modulo, ho detto questo, mi piace, questo è un modulo. Dove è finita? Come ha finito? Come? Mi è vinto. Così, li hai dominati. No, ho sentito alcuni gufi interessi dire in altri canali che non abbiamo, la Lazio non ha giocato proprio. C'è quasi scansata, è vero che la Juve non arriva in Italia, però la Lazio poteva giocare un po' con un po' più di impegno. Sì, però gramma chiusi, li abbiamo chiusi, ma come non hanno giocato con impegno? Solo il palo ha visto lui. Le parate però non le hanno viste, no? I riporti sono stati, di che taglia, di Immobile. E namo. Oh, bella prestazione dei nostri, Dani Alves, mamma mia, sta giocando in una forma spettacolare Dani Alves, speriamo di vederlo così anche nella finale o in un'altra. Come se vinci quella, se ne aprono altre due, pensiamo di arrivare a quella prima di tutto, mamma mia. Quello che... Sì, non sta mai, ma non mi convince con le sue giocate Dybala. Non so perché cerca di entrare in porta con la palla. Non lo so, va cercando sempre il rigore che non trova mai. Non lo so. Cerca di fare questi filtraggi in aria, scappare nell'aria così, in mezzo ai difensori. Cerca di arrivare proprio sotto la porta, vuole arrivare con la palla. Tira prima o crossala. È inutile che cerchi di entrare così, secondo me va a cercarsi il fallo, la strategia, non si viene mai però, anche se un bel tiro l'ha fatto da lontano, purtroppo stracoscia, ieri si è trasformato in straculo e ha fatto le grandissime parate, pure anche un bravo portiere comunque, a parte gli scherzi, stracoscia è anche un grande portiere. Ragazzo, come al solito mi è piaciuto molto questo Keita, che questo ragazzo sta crescendo veramente, da che era un panchinaro, forse non è proprio prontissimo per fare il titolare, magari ha ancora bisogno di partire dalla panchina, perché quando parte dalla panchina è... mi intendo. È forte, va, riesce a essere distruttivo comunque quando parte dalla panchina, però è in crescita comunque, un bel giocatore in crescita, infatti so che interessa molto alla Juve, a Marotta. L'altro che interessa della Lazio molto alla Juve, attenzione, è Milinkovic-Savic, che anche lui, anche se ieri non è che ha fatto tantissimo, però anche lui è un bel giocatore, ha un bel piede, veloce, c'ha tecnica, un bel giocatore, no? La Juve se ne intende di campioni. Vedremo i nuovi acquisti che arriveranno, chi saranno. Si parla in attacco di Alexis Sanchez, che non mi dispiacerebbe, però vedremo. E noi ci vogliamo il primo trofeo, la Coppa Italia portata a casa con sudore e fatica.
Ah no, ce l'ha regalata la Lazio, la proprietaria, perché si sono scansati, giusto. Ma proprio non sapeva di tutto cosa ho dovuto sentire io, non tifoso napoletano, carissimo amico, tifoso napoletano. Ho dovuto sentirmi dire che con la Roma abbiamo perso apposta, che l'abbiamo fatta apposta per andare in culo, diciamo in culo, per andare in culo a loro, ai napoletani. Abbiamo perso apposta con la Roma. Madonna, Madonna. Stanno male, stanno. Abbiamo giocato male, capita una partita, ha fatto il turnover e l'ha sbagliato. Perché ha fatto un modulo che era veramente scandaloso. Che continuavamo a giocare sulle fasce con le palle al centro, i giocatori della Roma tutti i centrocampisti so, e difensori erano tutti chiusi in aria, erano tutti chiusi in aria. E chiede che poi prendevano contropiede, poi preso quel pareggio, se non prendevi quel pareggio probabilmente era diversa la parte con la punizione battuta 4 km più avanti, la doveva essere battuta, però contro la Juve tutto è lecito, perché se succedeva alla Juve, scandalo, interrogazione parlamentare. Il giorno all'altro non ne parla nessuno. E vabbè. Ma anche il rigore negato, che non lo sento dire a nessuno, né di rigore né della punizione battuta più avanti. Però fa niente. Tanto per adesso la festa è rimandata. Mi dispiace per il Crotone, ma sarà vittima sacrificale. Già con questa coppa, possiamo dire, è la terza Coppa Italia di fila. Ed è un record, quindi hai già centrato un record, il primo della stagione. Quindi possiamo già dire, al contrario, che la storia siamo noi. La storia siamo noi. E quindi cominciamo a mettere i record. Sono strafelice, ragazzi. Se anche voi siete felici, fatemelo sapere. Se volete commentare la partita di ieri sera qui sotto nei commenti, sarò felice di rispondervi. Fatemi sapere cosa ne pensate dei prossimi obiettivi. Il campionato, se come dicono molti, lo vedete di aperto. Quanta probabilità secondo voi abbiamo di vincere la Champions? Quindi c'entrare il triplete? Fatemelo sapere, tutto qua sotto. Mettete mi piace, tanti like, mi raccomando, tanti like. Se lo fai dal cellulare, clicca più volte perché non prende, se lo fai una volta sola. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Andate dal logo qui sotto oppure con la scritta iscriviti là. Attivate la campanella che dovrebbe essere da queste parti qui, per rimanere attivi. Come sempre, se volete che mi iscriva al vostro canale, scrivete sotto iscritto di Cambia, io mi iscriverò al vostro canale molto volentieri, cercando di rimanere anche attivi. Mi rimane solo da dirvi fino alla fine, sempre solo Forza Juve, e ricordatevi che i Juventini si nasce, ci vediamo al prossimo video.